è sbagliata, per carità, però che nell'ambiente curva, una volta che tu decidi di andare in quel settore lì, sai che devi stare a delle regole, che purtroppo possono essere giuste o sbagliate, però ci sono, purtroppo. C'erano addirittura anche dei ragazzi disabili che sono stati fatti uscire, quindi, cioè, brutto, veramente brutto. Ecco, quello che ho visto io è che c'erano anche delle famiglie, dei papà o delle mamme con i bambini che non erano per niente contenti di uscire. Ne ho visto in particolar modo uno che proprio tirava il padre per tornare indietro, poverino. Eri proprio in curva, giusto? Io sì, io sono abbonamento, faccio anche parte di un gruppo. Al primo tempo è arrivata la notizia che l'uomo era poi morto in ospedale ed è lì, appunto, siamo stati tutti invitati a uscire. Io non ho visto tutta questa violenza che ho letto sui giornali. Ovviamente ci sono state minacce, e quello è vero. Poi io ho avuto anche l'occasione di vedere la figlia di quest'uomo qua che era lì, che piangeva, e quindi sono stato anche un po' scosso da questa cosa. Secondo me l'ideale della curva in sé, dei capi ultra, c'è, che sia giusto o sbagliato, c'è. Quindi dal momento in cui si va in curva si deve accettare questa cosa. I vari capi dei vari gruppi della curva nord, che sono 5, 6, 7 gruppi, hanno detto a tutti i vari gruppi di uscire, quindi la gente che magari non fa parte dei gruppi ma si mette nei gruppi è stata un po' contrariata da questa cosa, che è giusto, per carità. Eravamo praticamente attaccati alla curva, quindi inizialmente abbiamo visto semplicemente che erano tutti in silenzio, poi abbiamo letto, diciamo che abbiamo iniziato a vedere i capi curva che iniziavano a far uscire la gente. Ci è sembrato abbastanza strano, anche perché ti dirò, le persone che erano in curva, a parte quelle centrali che sono andate via abbastanza di spontanea volontà, quindi evidentemente erano tutti i gruppi della curva storici, sono andati via, però le persone che erano ai lati non erano contenti, cioè ci hanno messo parecchio a farli uscire. Quello che ho visto io è che c'erano anche delle famiglie, dei papà o delle mamme con i bambini che non erano per niente contenti di uscire. Ne ho visto in particolar modo uno che proprio tirava il padre per tornare indietro, poverino. C'erano addirittura anche dei ragazzi disabili che sono stati fatti uscire, quindi, cioè, brutto, veramente brutto. Ecco. Come li costringevano di fatto? Urlando e stintonando su quelli, non ovviamente i ragazzini, no, e i bambini no. Io ho visto anche nella fattispecie il papà con un ragazzo, con un bambino che insomma stava cercando di convincerli a rimanere dentro, e sono stati anche abbastanza, non dico violenti perché non hanno assolutamente alzato le mani, però urlandogli contro e spintonandolo verso l'uscita. Poi la partita si poteva andare a vedere nelle altre parti dello stadio, come io ho fatto e come era facilissimo fare. Semplicemente non si poteva vedere lì il secondo verde dove magari volevi vederla. Ma in teoria il biglietto non è per quel settore. Certo, in teoria il biglietto è per quel settore, però dal momento in cui c'è stata questa cosa, secondo me gli steward hanno capito, hanno detto facciamo in qualche modo, tra virgolette, finta di niente. È sbagliata, per carità, però che nell'ambiente curva, una volta che tu decidi di andare in quel settore lì, sai che devi stare a delle regole. E poi ti dirò di più, che la cosa anche grave è stata che secondo me in tanti hanno scavalcato e sono venuti nei vari altri settori, quindi io ho visto scavalcare gente che dalla curva veniva in secondo arancio, e quelli del secondo arancio, c'è stata anche una rissa perché erano arrabbiati perché quelli della curva venivano in secondo arancio, quindi secondo me c'è stato anche un rischio poi di diciamo di sicurezza notevole. E gli steward, io vedevo che praticamente non c'erano gli steward in curva, era evidente che non avessero la forza di contrastare i capi curva.